Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Musica a denominazione d'origine controllata. Rieccoci nuovamente in diretta dopo la pausa. Come già anticipato, dunque, adesso ci colleghiamo telefonicamente con un neo consigliere comunale eletto per la prima volta. Parliamo di Sandro Gazzi, eletto per nella lista I Paladini di Orlando. Buongiorno Sandro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diamoci del tu, Sandro, come facciamo nella vita normale, perché insomma non è più campagna elettorale. Quindi allora, buongiorno Antonio. Ecco, grazie. Allora Sandro, è stata una battaglia all'ultimo voto anche per la lista I Paladini di Orlando. Parliamo un po' di questa lista prima, che rappresentava una delle novità di questa campagna elettorale insieme alla lista Partiamo da Capo, che appoggiava invece il candidato Ingrilì, che è diventato sindaco. Era una lista nuova che comprendeva componenti esclusivamente delle contrade di Capo d'Orlando. Siete soddisfatti alla fine del risultato raggiunto come lista, naturalmente, non credo come sostegno al sindaco che non è stato eletto, Salvatore Librisi? Il nostro obiettivo era quello di raggiungere l'obiettivo minimo, che era quello di avere due consiglieri in consiglio comunale, e questo lo abbiamo raggiunto. Volevamo avere circa 1000 voti di preferenza, ci siamo andati vicini, sì. E abbiamo circa il 10% del consenso dell'elettorato, sì. Per cui ritengo che si possa essere soddisfatti. Naturalmente questo è un punto di partenza per il nostro gruppo, perché non si esaurisce qua il compito di chi sta alle spalle dei Paladini d'Orlando. Infatti domani sera riuniremo tutto il direttivo per cominciare proprio da questi due consiglieri a creare quella che sarà la nostra proposta per i prossimi anni di amministrazione. Ecco, io questo volevo chiederti, cioè finita l'esperienza elettorale, poi un gruppo, una lista, in quanto nuova soprattutto, continua a rimanere in contatto, comunque continua a consultarsi, e voi due, in questo caso Gaetano Gemellaro e tu Sandro Gazzia, rappresentate proprio la punta dell'iceberg di questa lista perché siete rappresentanti in consiglio comunale, o una volta finite la campagna elettorale, lo scrutinio, via liberi tutti? No, assolutamente liberi tutti no, perché noi questo l'abbiamo affermato già dall'inizio, che il gruppo aveva un compito ben specifico, cioè quello di rappresentare appunto le periferie, quindi non si può esaurire con l'elezione dei due consiglieri. Questo era l'obiettivo minimo. L'obiettivo minimo è stato raggiunto, adesso il gruppo continuerà a riunirsi con cadenze prestabilite, perché dovrà coinvolgere il territorio. Coinvolgere il territorio significa creare a livello territoriale periferico altri gruppi di proposta, cioè noi saremo la voce del popolo, quindi noi siamo i rappresentanti del popolo, quindi noi andremo a sederci nei banchi del Consiglio Comunale, perché non rappresentiamo noi stessi, ma rappresentiamo la voce di chi ci ha dato il consenso e quindi chi ci ha dato la delega ad essere rappresentato. E noi per rappresentarli abbiamo bisogno spesso di ascoltarli, e quindi continueremo quel percorso che abbiamo iniziato nella fase di formazione della lista, e continueremo quindi a rappresentare il nostro popolo. Un'ultima domanda, Sandro, che riguarda invece l'amministrazione. Il sindaco eletto è stato Franco Ingrilli, che ha nominato una giunta che ha un po' sorpreso tutti, ma in fondo non ha fatto altro che probabilmente rispettare quelle regole che lui stesso in campagna elettorale aveva imposto. Ti ha sorpreso la nomina di questi assessori o te l'aspettavi? Assolutamente no, non mi ha sorpreso, perché nella fase iniziale, quando noi eravamo ancora alla ricerca di un candidato sindaco, io sono stato il portavoce di una coalizione, sì. Avevo già parlato col dottore Ingrilli, il quale lui mi aveva anticipato quali erano le sue intenzioni, quello di aggiungere in caso di vittoria ad una rappresentanza in giunta parzialmente nuova, cioè lui mi parlava di un rinnovamento al 50%. E proprio così è stato, cioè lui ha dato due incarichi completamente, a due assessori completamente nuovi, quindi ha mantenuto quello che aveva detto in fase di campagna elettorale. Questo mi fa ben sperare, anche perché penso che se un sindaco mantiene
ciò che ha promesso significa che è di parola, e quindi con le persone di parola sicuramente si può trovare un colloquio anche dai banchi della minoranza. Mi piace chiamarla minoranza e non opposizione, perché noi saremo propositivi all'interno del Consiglio Comunale. Senti, mi è venuta in mente un'ultima domanda, ormai te la faccio. Avete sostenuto, Salvatore Librizzi, che più volte avete ripetuto, non soltanto voi dei Paladini d'Orlando, ma un po' tutti gli altri candidati delle altre tre liste, un vero leader, cioè colui che vi ha aggregato in maniera uniforme e che è riuscito a creare un gran bel gruppo. Ecco, adesso dopo la sconfitta, che è stata decisamente pesante anche nel risultato, hai sentito Salvatore Librizzi? Come sta? Insomma, cosa ha intenzione di fare? Cosa voi avete intenzione di fare adesso con lui? Ci sono delle prospettive? Salvatore, naturalmente ci siamo sentiti nell'immediatezza del voto e quasi quotidianamente, anche perché lui ha subito il colpo, anche perché era inaspettato. Naturalmente è necessaria una pausa di riflessione, però sicuramente la sua esperienza non può essere chiusa all'interno di una stanza, quindi sarà compito nostro trovare gli stimoli affinché il suo bagaglio di conoscenza venga trasmesso in maniera indiretta o diretta a chi deve rappresentare il comune, quindi in questo caso sia ai consiglieri sia ai vari gruppi che si andranno a formare da qui a poco. Bene, grazie Sandro, buon lavoro per tutto. La prossima volta ti aspettiamo qui in studio. So che per impegni professionali questa volta non ci siamo riusciti, ma non mancherà occasione, staremo insieme tutta l'estate, quindi ci sarà modo e motivo per venire qui a Radio Doc. Grazie. Grazie a te, sarà un piacere essere presenti in radio. Grazie, grazie a Sandro Gazian. Adesso ci fermiamo per una pausa musicale, torniamo tra pochissimo. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Musica a denominazione d'origine controllata.